Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio, cantava così un antico ebreo, mentre s'avviava dal suo villaggio verso la città santa, assieme ad altri suoi concittadini che tre volte l'anno salivano al Tempio a Gerusalemme per incontrare il loro Signore. Ancora oggi tanti pellegrini compiono questa stessa scelta suggerita dal Salmo 84 e quando sono giunti là provano quell'esperienza che un altro Salmo ci suggerisce. Quale gioia quando mi dissero andremo nella casa del Signore e ora i nostri piedi si fermano a Gerusalemme. Sono questi due sentimenti che si intrecciano nell'interno del cuore anche di tanti pellegrini cristiani che hanno lasciato la loro terra, la loro casa e stanno salendo a Gerusalemme. È questo il momento che forse coloro che ci stanno ascoltando stanno decidendo. I miei amici mi dicevano che ero amato, però io ho agito per conto mio, anzi ci tenevo a venire. Ero preoccupata, più di me e mio marito, e anche i miei amici, ma tu rischi, è pericoloso. Mia moglie era preoccupata, difatti sono venuto da solo perché non ha voluto venire. Da anni ormai, da quando è iniziata la seconda intifada, il mai sopito conflitto tra Israele e palestinesi è riesploso con la drammatica violenza degli attentati, suicidi e delle sanguinose rappresaglie. Chi si accinge a partire per un pellegrinaggio in Terra Santa è guardato con perplessità e preoccupazione da familiari ed amici. Ma una volta giunti all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, superati i controlli di rito, tutto cambia. Vetrate luminose, negozi affollati, gente che tranquillamente va e viene, come in un qualunque aeroporto del mondo. Sicuramente questo è un paese che da decenni non trova pace, ma arrivando all'aeroporto, naturalmente, come vedete, l'impressione non è certo quella di un paese in guerra. I luccicanti autobus che attendono i pellegrini e la modernissima autostrada a quattro corsie dedicata ad Isaac Rabin, che collega la capitale al nord del paese, fuggono definitivamente ogni paura. E se qualcuno non ve lo fa notare, quasi non vi accorgete di un muro che corre parallela all'autostrada per alcuni chilometri. È la barriera che Sharon ha voluto costruire a partire dal 2002 per separare Israele dalla Cisgiordania. Insomma, seduti su di un comodo pullman che viaggia a 100 km all'ora su un'autostrada, dobbiamo con franchezza ammettere che era molto più rischioso per i nostri avi giungere in Terra Santa. Oggi si va e si torna in poche ore e in 7 giorni si può visitare questo paese, lungo appena 250 km, largo 80, più piccolo della Lombardia, ma dove in pochi chilometri si può passare dalle ridenti e fresche colline ai deserti più inospitali. Dopo 2 ore di viaggio dall'aeroporto entriamo in una fertile vallata, la Israel Valley, dove le moderne tecnologie di irrigazione consentono ben 3 raccolti l'anno. Ed è qui di fronte ai campi coltivati, a grano, a mais o a cotone, che si erge Nazareth. Nazareth è spesso la prima tappa che il pellegrino affronta nel suo viaggio sulle orme di Gesù. E l'impatto tra l'immaginario e la realtà può essere scioccante. In effetti si faticano un poco a riconoscere il povero villaggio che immaginavamo, dove Dio scelse Maria,
nella maggiore città araba dello Stato israeliano, la più importante della Galilea, con i suoi 100.000 abitanti divisi tra la parte alta, moderna ed ordinata di Nazareth Illit, abitata prevalentemente da ebrei, e la città vecchia, araba, decisamente più caotica. Anche il santuario mariano, la basilica, costruita tra gli anni 50 e 60 dall'architetto italiano Giovanni Muzio, sopra la grotta dell'Annunciazione, probabilmente delude chi si aspettava il fascino di un'antica chiesa. D'altronde, della basilica bizantina e della cattedrale dei Crociati purtroppo non rimangono che poche testimonianze nell'annesso museo. Ma sotto quello che appare come una sorta di sottoscala in cemento, una scoperta emozionante che riconcilia le aspettative del turista e la fede del pellegrino. I pittori rinascimentali italiani ambientavano l'Annunciazione in sontuosi palazzi, ma in realtà l'angelo, l'annuncio dell'angelo, avvenne in una grotta come questa, dove Maria abitava assieme a tutti gli altri abitanti di Nazareth. Un giorno un ebreo di nome Natanaele fu invitato a seguire un nuovo maestro che proveniva da un villaggio di quella regione, Gesù di Nazareth. La sua reazione era stata spontanea. Ma da Nazareth che cosa mai può venire di buono? Nazareth, infatti, non è mai citata nell'Antico Testamento. È un villaggio del tutto dimenticato, eppure è diventato, negli occhi dei cristiani, nella memoria della storia stessa, è diventata uno dei centri fondamentali. Ed ancora oggi i pellegrini entrano nell'interno della grande basilica e incontrano quel mistero che è avvenuto tanti anni prima in una casa modesta di quel villaggio modesto. Maria, questa ragazza di Nazareth, incontrò un angelo e quelle parole che ricevette in quel giorno sono diventate il principio della nostra fede. Ave dulcis, o Maria, ave, ave, plena gratia, o Maria. Pellegrinaggio è un viaggio nella fede, ma anche nella realtà della Palestina di oggi. Così, appena fuori dalla basilica, fatti pochi passi, ci si può immergere nella Nazareth moderna e al tempo stesso antica del Souk, il mercato, con i suoi colori, i suoi odori, i suoi suoni. Un'esperienza da non perdere per chi non conosce questo universo tipico dei paesi arabi. Nazareth è la base di partenza del nostro viaggio nella Galilea della predicazione di Cristo, della chiamata degli apostoli, dei primi miracoli, come quello di Cana. In questa cittadina, a pochi chilometri da Nazareth, sorge una chiesa che fu consacrata nel 1906 alla presenza di un giovane sacerdote, Angelo Roncalli, destinato a diventare Giovanni XXIII, il Papa Buono. Nella cripta si conserva una giara di pietra probabilmente simile a quelle in uso 2000 anni fa, quando, raccontano i Vangeli, Gesù, sollecitato da Maria, trasforma l'acqua in vino. E a proposito di sposi, non è insolito incontrare coppie di pellegrini che in questa chiesa rinnovano le loro promesse matrimoniali. Una veloce discesa attraverso le colline della Galilea ci conduce sulle sponde del lago di Tiberiade, uno specchio d'acqua rimasto in molte zone identico come lo aveva conosciuto Gesù. Ed è sulle rive del lago che incontriamo i resti del villaggio dei pescatori chiamato Cafarnao, la città di Gesù, perché il Messia, dopo aver lasciato Nazareth, si stabilì qui per circa 2 anni, nella casa di Pietro, insegnando nella sinagoga e operando vari miracoli. Nella Palestina di Gesù ci si muoveva a piedi, quindi molti dei fatti narrati dai Vangeli sono avvenuti in luoghi tra loro molto vicini. Il Monte delle Beatitudini, ad esempio, è proprio qui di fronte a Cafarnao.